Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi organizzato da Infoprogetto con la partnership di Orman e Favaro 1 e con l'accreditamento da parte dell'Ordine degli Architetti della provincia di Livorno. Vi do qualche piccola informazione legata allo svolgimento del webinar. Ci saranno due interventi dei relatori dei nostri due partner e poi ci sarà una relazione scientifica che terrò io nella parte finale del webinar. Ad ognuno dei relatori è assegnato appunto uno slot di presentazione ed alla fine di ognuno degli slot andremo a fare le domande che potete rivolgere da quel momento in poi, da quando io vi dirò quando potete all'interno della sezione appunto specifica delle domande. Io le raccoglierò, diciamo, per tipologia e le porrò al relatore in modo che si possa rispondere alla più ampia platea possibile. Poi, alla fine di ogni presentazione, ognuno dei relatori avrà una slide dove sono indicati dei contatti email alla quale eventualmente potete poi inviare le vostre domande qualora non vi sia stata la possibilità di rispondervi direttamente nel webinar. È possibile dalla sezione documenti della vostra barra laterale a destra dell'applicazione GoToWebinar scaricare anche le slide semplicemente cliccandoci sopra. Quindi il materiale di oggi, sostanzialmente gli atti del webinar di oggi, sono già anche disponibili se li vorreste scaricare per seguire anche la presentazione. È molto importante sottolineare che per l'attribuzione dei crediti non dovete cambiare finestra del browser o dell'applicazione perché ovviamente l'applicazione mentre è in corso traccia se viene passata in secondo piano e quindi nel momento in cui è in secondo piano chiaramente quel tempo viene decurtato e per avere i crediti è necessario trascorrere almeno 1 ora e 50, diciamo, davanti al webinar. Alla fine è previsto anche un piccolo questionario di soddisfazione che quando chiuderemo la sessione del webinar potrete tranquillamente compilare. Quindi a questo punto, visto che è tornato anche Mauro, se per Mario va bene, teniamo allora l'ordine delle presentazioni. Quindi chiederei a questo punto intanto ai nostri due partner. Ve li presento e sono Mauro Isopi per Orman e Mario Lombardi per Favaro 1. Fate un piccolo cenno con la mano di saluto a tutti. E quindi a questo punto lascerei la parola a Mauro e quindi chiedo anche appunto a Mario di disconnettere sia webcam che microfono così come farò. Io. Intanto, architetto, buongiorno, mi vede le slide già? Le vedete le slide? No, adesso puoi condividere, ti ho dato la possibilità di farlo adesso, controlla. Ok, io la vedo, spero che anche voi la abbiate intanto. Così Allora, iniziamo. ti dico io quando le vediamo, perché ancora io non le vedo. Hai già premuto sulla condivisione tu? Sì. Ecco, perché ancora non le vediamo. Sì. Ecco, adesso le vediamo, quindi puoi partire tranquillamente. Ricordati che se vedo che non funziona l'audio, in qualche modo intervengo o disconnetto Perfetto. la tua webcam. Ok, buongiorno a tutti, io sono Mauro Isopi, area manager per la Orman Italia. Sì. Quindi area manager per Orman Italia per il Sud Italia. Sì,
Sarò, vista la connessione di qualche giorno a questa parte, che purtroppo non va benissimo, faremo un rapido percorso di chi siamo, cosa facciamo e cosa vi possiamo proporre, visto che la maggior parte dei presenti, circa 300, vedo in linea, siete progettisti, architetti e geometri, pertanto cerchiamo di dare qualche piccola indicazione o evidenzieremo cosa che, le novità dell'anno, insomma, che vorremmo vedeste. Orma nasce circa 70 anni fa, pardon. In Germania siamo alla quarta generazione, siamo una società semplice, così come fosse una SAS italiana. Questo per evidenziare il fatto che non siamo un fondo di investimento, quindi quello che andiamo a produrre, quello che utilizziamo per la messa in produzione viene sempre ricapitalizzato, viene sempre reintrodotto per l'innovazione e la qualità che mettiamo sul mercato. Lasciamo 60 anni fa, come questa foto abbastanza vintage, fa vedere una vecchia basculante. Nasciamo appunto brevettando la basculante, così ci conoscete, ci conoscono in tutto il mondo. La basculante viene chiamata Barry per il nome del progettista o dell'inventore. È una basculante abbastanza semplice nella sua conformazione tecnica, perché è unica, non traborda e non ha il contrappeso, ma si apre con delle molle a trazione laterali, quindi molto molto particolare, sicura e stabile. Siamo presenti in tutto il mondo, abbiamo circa 40 siti produttivi, ci focalizziamo nei tre maggiori continenti. Ogni continente ovviamente produce per il mercato locale. Siamo presenti però, visto che siamo in Italia, anche in Europa con circa 20 siti. Abbiamo 17 aziende che producono sotto il nostro marchio in giro per l'Europa, in Germania in principal modo, una in Italia, e apro parentesi, poi la vedremo magari un po' più in dettaglio, quella italiana, l'ultima acquisita l'anno scorso, che è la Pilomat, per chi la conoscesse, quindi leader mondiale di dissuasori, controllo accessi veicolari e per la protezione anche dell'uomo e delle persone. Non è moda, non è marketing, non sono parole, ma quella è la realtà. Negli ultimi 10 anni produciamo esclusivamente attingendo dalla natura le fonti energetiche, quindi abbiamo risparmiato circa 16.000 tonnellate l'anno di energia per far sì che tutto quanto quello che andiamo a produrre viene preso completamente green, verde, utilizzando ovviamente per ogni stabilimento impianti fotovoltaici piuttosto che impianti eolici, anche geotermia fa la sua figura. Questa slide noi l'abbiamo messa perché poi non solamente produciamo, ma immettiamo anche sul mercato alcuni prodotti, vedi motori da automazioni, che hanno lo stesso sistema di intelligenza, ovvero il risparmio, sia esso per impatto naturalistico, ma anche per l'impatto economico. Visto che io non mi vedo più, si è chiusa. Mi sente, architetto? Sì, procedi pure, l'ho tolta io come ti dicevo perché c'è un po' di disturbo sulla linea, Ah, quindi perfetto, vai tranquillo. perfetto. Perfetto. Pardon, cerco di essere ancora più veloce allora. Abbiamo nel nostro core business quattro macro settori: il settore residenziale, per il quale ci conoscete con le porte da garage, le automazioni abbiamo visto, i portoncini d'ingresso e le porte multiuso, da qualche mese anche le porte per interno in legno. Il settore industriale, con i portoni industriali, chi di voi magari va nei garage che vedono Audi, Mercedes, BMW, vedete questi bei portoni trasparenti, quelli sono della Orma molto spesso, le serrande industriali e poi i portoni a libro, che la Toscana ovviamente ne fa di largo e di uso quotidiano. Il settore logistica e il controllo accessi, come dicevamo prima, quindi abbiamo una grande fetta di produzione, sono quattro stabilimenti che producono rampe di carico e tutto quello che è il materiale o il sistema destinato poi a quello che è la logistica. Siamo abbastanza introdotti, se per non dire molto introdotti, negli hub, nelle piattaforme del food, del freddo, del fresco. E poi tutto quanto si chiude con il service, quindi il post vendita è quello che va a fare da corona
a quello che noi offriamo, immettiamo sul mercato e montiamo, perché poi vedremo più in là che il service è un elemento importante, se non fondamentale, del ciclo della vita di quel sistema, denominato appunto chiusura tecnica o macchina, visto che comunque è normato dalla direttiva macchina. Nello specifico qui mettiamo qualche foto che vi dia l'idea di quello che può fare sia a livello industriale, quindi con una catena di montaggio che ci produce basculanti piuttosto che altre chiusure, ma anche lasciamo molto spazio ai progettisti. Quindi nel caso in cui aveste dei soggetti, dei clienti finali che volessero idealmente costruirsi una basculante, una chiusura, personalizzando quello che è il manto, si può fare, come vediamo nelle foto, di alto passo, fa un sistema di rivestimento in corte. Vogliamo far sì che il nostro garage sia complanare con lo stesso materiale, si può fare perché la Orban produce degli chassis che ospiteranno, in base allo spessore, al peso e al manto, il sistema di rivestimento. Si può fare ovviamente sia con la basculante ma anche con sezionale, visto che comunque i portoni sezionali sono quelli che hanno preso negli ultimi anni molta più fragranza nel mercato, no? Ne abbiamo dei diversi tipi, sia in amlock, in legno piuttosto che in pannello coibentato, che vedremo poi più in là come lo facciamo. Ma possiamo sbizzarrirci sia nelle tonalità, nei colori, così come negli elementi o negli affiancamenti di laterali tecniche, piuttosto che adesso appunto vediamo qui sullo schermo. Una fetta importante di tutto quello che è il mondo delle chiusure è l'automazione. Abbiamo visto che produce logico, così come un alto impatto economico, a formarmi appunto. Quindi il mondo dell'automazione ha sempre preso più piede e abbiamo stabilimento che produce solo e esclusivamente motorizzazione. Adopera in base al peso, al manto, stesso che ad ogni sistema di chiusura viene applicato un motore. Abbiamo diversi tipi di motore, qui ne abbiamo solamente uno per farvi vedere, e hanno una caratteristica importante, direi anche unica. La vedremo magari più in dettaglio, con la frequenza, con la crittografia dei 128 bit, quindi anticlone. Quindi immaginate, progettiate un garage dove dentro dovete mettere una Ferrari, fuori oltre al dissuasore potete anche star certi che il motore non si apre, perché c'è un tema di sicurezza doppio, vedremo tra un po'. Quindi oltre a quello che andiamo a produrre come chiusura, anche tutto il mondo delle automazioni, dai cancelli, motori, telecomandi e alle porte interne, adesso ormai negli ultimi 8 anni hanno preso, per ci riguarda, una quale importanti sulla fabbricazione appunto delle porte d'ingresso. Ne abbiamo 5 modelli, 5 tipologie, vanno da uno spessore di 46 ad un massimo di 100 mm come schiuma poliuretanica, battenti in acciaio e battenti d'alluminio a rivestimento carbonio. Non ci dilungheremo sulle porte d'ingresso per il semplice fatto che poi vi farò vedere una chicca sul sito dove andare a smanettare, come dicono appunto chi naviga su web, come costruirsi una porta e quali caratteristiche sono fondamentali per dare una porta così personale ma anche professionale. Siamo un po' come il binario, no? La porta d'ingresso che è antieffrazione, un'antieffrazione importante perché arriviamo ad una resistance class 4, quindi paragonabile a un classe 5 italiano, ma tenendo la 37.
i valori ovviamente che diamo in certificazione sono valori di sistema, non di pannello, quindi non certifichiamo il porte blindate. Sulle porte d'ingresso c'è tantissimo lavoro ancora di nuanze che si avvicinano molto ai casi toscani, quindi di case abbastanza meno recenti all'attuale, piuttosto che a moderne, come appunto in che modo vedremo e come appunto abbiamo messo avanti. Il mondo, dicevamo, del mondo che ci interessa, che ci ha fatto crescere negli anni e ci ha fatto conoscere in tutto il mondo sempre di più con le nuance e le caratteristiche sempre più in linea con i tecnicismi che il committente vuole. Non a caso dicevo prima che siamo un'azienda personale, quindi ogni anno rimettiamo sul mercato idee, trasformandole poi in realtà, acquisendo aziende e immettendo, oltre alle chiusure, altri sistemi. Da 2 anni circa abbiamo questa nostra ultima entrata, che è l'ex Piromat, la Orman l'acquisita, e che ci produce questi due sistemi. Uno è il controllo accessi, quindi dissuasore, in diverse forme, dalla Mauro, mobibile al fisso, all'idraulico, all'elettrico, all'antiterrorismo, sono piuttosto Daniele, solamente non so se quell'accesso mi veicolare senti. per delimitare un parcheggio privato di un palazzo, di un condominio, ma anche alle colonnine scopiche che si possono eventualmente inserire in progetti di piazze. Immaginate che vi commissionate. Prego. Scusa, Sì. vedi c'è molto ritardo, purtroppo la linea è ancora disturbata, Sì, quindi ti sento. ti chiederei di interrompere qua, scambiamo l'ordine delle presentazioni e poi riprendiamo Sì. eventualmente dopo da qua, anche perché anche le slide scorrono con un certo ritardo, quindi non si riesce a seguire con precisione. Quindi magari appunto Lombardi, adesso passo il Ok. relatore a te, poi vediamo Prego. di capire come proseguire con il resto della relazione. Ecco, adesso tu, scusate, a casa in studio perché chi ci segue del problema tecnico, ma purtroppo c'è un problema di linea, quindi adesso invece lascio la parola quindi a Mario Lombardi di Favaro 1. Devi attivare il tuo microfono. Ecco qua. Eccoci, perfetto, a te la parola. Innanzitutto grazie, grazie architetto e grazie all'Infoprogetto per averci dato la possibilità di partecipare a questo webinar che riteniamo un'occasione molto importante per continuare a promuovere la nostra azienda e i nostri prodotti anche in un momento così difficile come questo. Io appunto sono Mario Lombardi. Sono l'area manager dell'azienda Favaro 1. Favaro 1 è un'azienda produttrice di pavimentazioni per esterno, è nata nel 1958 e ha la propria sede in provincia di Treviso, a Zero Branco. Abbiamo una capacità produttiva di circa 1 milione di metri quadri di pavimentazione annuo, dato che fortunatamente vediamo confermato anche per l'inizio di questo 2020, anche se ovviamente ci sarà sicuramente una contrazione dovuta ai problemi legati al coronavirus, ma siamo ottimisti perché abbiamo già visto che in questi primi giorni c'è stata una importante ripresa, quindi vediamo che siamo ottimisti verso il futuro sicuramente. Faccio vedere un breve video nel quale c'è una veloce panoramica dell'azienda. Per far capire un attimo di cosa stiamo parlando. Tutta la produzione Favaro 1 è realizzata in Italia da materie prime di origine italiana, realizzata totalmente nei nostri impianti produttivi di Zero Branco, appunto, dove abbiamo anche la sede
la logistica. Niente, è da più di 60 anni che realizziamo pavimentazione, il nostro core business, che ci sta dando tantissime soddisfazioni, soprattutto negli ultimi anni, nei quali stiamo cercando di percorrere soprattutto la strada relativa alla qualità, al design e alle soluzioni tecniche innovative che gli architetti ci stanno chiedendo perché non vedevano presenti sul mercato. Di conseguenza stiamo cercando di intraprendere una collaborazione con loro, una collaborazione a quattro mani, nel senso che sia una collaborazione attiva che passiva, cioè siamo noi che proponiamo prodotti ai progettisti, ma a nostra volta siamo sempre pronti ad ascoltare le esigenze e a sviluppare prodotti appositamente per soddisfare l'esigenza del progettista. Come dicevo prima, uno dei punti nostri di forza, diciamo, sicuramente nel corso degli ultimi anni, sono le tecnologie particolarmente all'avanguardia che vengono utilizzate per realizzare tutte le nostre pavimentazioni. La ricercatezza, la cura particolare, quasi maniacale in alcuni casi, dell'aspetto estetico e comunque del design. La facilità di installazione, la semplicità di posa, che è la caratteristica principale comunque delle nostre pavimentazioni, delle pavimentazioni autobloccanti, la qualità dei prodotti, ma anche delle materie prime che vengono utilizzate per realizzare i nostri prodotti, abbinate comunque sempre a un rispetto ambientale, che è uno dei nostri punti dei quali andiamo più orgogliosi, perché è una cosa che stiamo cercando di portare avanti già da anni. Da parecchi anni, anche da prima di quando questa era una tematica molto, molto sentita come adesso, noi è già da parecchi anni che invece lo stiamo seguendo. Le tre linee, che compongono tutta la gamma prodotti di Favaro 1 sono appunto Favaro 1, che è il brand originario, iniziale, che è quello legato alle pavimentazioni autobloccanti tradizionali, il brand Quadra, che invece è legato alle pavimentazioni tipo lastre, quindi abbiamo degli elementi di un formato unico da 40-40, 60-40 o 50-50, e il brand principale, il brand sul quale mi soffermerò oggi, che è il brand Via Veneto. Via Veneto è quello che è praticamente, come dicevo prima, un po' il riassunto della strada che è stata presa negli ultimi anni, quindi legata particolarmente al design e alle soluzioni tecniche innovative. Il primo prodotto, che è sicuramente un po' il nostro cavallo di battaglia negli ultimi anni, perché abbiamo realizzato parecchi cantieri, anche molto prestigiosi, è sicuramente Recycle. Recycle è un pavimento realizzato con materie prime principalmente di origine riciclata. Abbiamo all'interno dell'impasto della pavimentazione Recycle circa un 80-90% di materie prime di origine riciclata, che hanno la caratteristica di essere comunque modulari, quindi è un pavimento sempre autobloccante, ma che ha la caratteristica principale del filtraggio istantaneo di qualsiasi tipo di precipitazione atmosferica. Questo è uno dei cantieri più prestigiosi che abbiamo realizzato nel corso del 2019, che è il Camping Marina di Venezia, nel quale abbiamo posato circa 9.000 metri quadri di pavimentazione Recycle, dove abbiamo pavimentato tutte le aree comuni e che è situato al Cavallino, zona balneare vicino a Jesolo, proprio qui in Veneto, sull'Adriatico, insomma. Per far capire con un video relativamente semplice come funziona Recycle, appunto vi faccio vedere questo video, che è meglio di mille parole sicuramente. Allora, questo è un scavatore che rilascia una quantità d'acqua importantissima, come potete vedere, e comunque Recycle, in questo caso era proprio un video semplicissimo, una prova che avevamo fatto all'inizio, prima ancora di commercializzare Recycle, quindi Recycle ancora allo stato iniziale sostanzialmente. Come potete vedere, pur avendo un fondo che è il fondo praticamente in
in calcestruzzo che si vede nella parte qua sotto, praticamente recycle anche senza alcun tipo di pendenza e con un piccolissimo strato di pietrisco, è in grado di drenare istantaneamente una quantità d'acqua così importante come quella che viene rilasciata da questo escavatore, da questa benda. Questo è un video che è molto semplice, quasi banale, diciamo, però serve sempre molto per far capire di cosa stiamo parlando. Tutto è nato da questo cantiere che è una delle social housing più importanti d'Europa, è la social housing Cenni di Cambiamento, che è stata realizzata ormai 7-8 anni fa a Milano, in zona San Siro, in via Cenni per la precisione, da qui anche il nome Cenni di Cambiamento, nel quale tutte le strutture che potete vedere sono state realizzate, gli edifici sono stati progettati dallo studio Rossi Prodi, mentre tutta la parte esterna è stata progettata dallo studio CZ, Ceccone Zampieri di Venezia. Qui l'architetto aveva necessità di trovare una pavimentazione che fosse di origine naturale, che fosse modulare, e che allo stesso tempo però riuscisse a garantire un filtraggio delle acque in maniera pressoché istantanea, come abbiamo visto nel video precedente. Sostanzialmente cosa è stato fatto? È stato fatto sopra i solai dei garage, è stata posizionata questa pavimentazione, la nostra appunto pavimentazione recycle, che con una semplicissima pendenza che viene data in questo senso, mi dà la possibilità che appunto avendo un sottofondo impermeabile, mi dà la possibilità appunto di far defluire tutta l'acqua piovana che viene immagazzinata e che successivamente venga immagazzinata in quest'area, al di sotto della quale sopra è stata posizionata uno spezzato di graniglia di porfido, al di sotto della quale invece sono sistemate delle vasche di raccolta che vanno a essere utilissime per quello che riguarda l'irrigazione delle aree verdi. Quindi andiamo a sfruttare al massimo qualsiasi tipo di precipitazione, andando ad avere una pavimentazione che è sempre asciutta, perché comunque avete visto la velocità con la quale Recycle riesce a drenare l'acqua, e allo stesso tempo non andare a penalizzare quella che è la rete idrica, andando a prelevare l'acqua dalla rete idrica esistente, ma andando a riutilizzare appunto quella piovana per irrigare le aree verdi. Questo era un prodotto che, come dicevo prima, non esisteva, fino a questo cantiere non esisteva. Lo studio CZ ci ha chiesto di sviluppare assieme a lui un prodotto che riuscisse a soddisfare questa sua esigenza. Ed è stato per noi un orgoglio appunto poter essere interpellati e averlo potuto realizzare. Qui sono una serie di altre location nelle quali abbiamo utilizzato Recycle, che nel caso di Milano, di Via Cenni, era stato utilizzato nella colorazione porfido. In altri casi, come in questo, invece è stato realizzato nella colorazione sabbia, che è una delle tre colorazioni nelle quali viene prodotto Recycle. Porfido, che è quello che abbiamo visto a Milano, sabbia e il grigio. Abbiamo voluto fare queste tre colorazioni per far sì che ogni tipologia di intervento, ogni tipologia di costruzione possa avere una colorazione di Recycle che sia indicata per la tipologia appunto di edificio o la tipologia di contesto nel quale si trova. I formati nei quali viene prodotto Recycle sono il 100x20 altezza 8,5, che è la versione ciclopedonale, che è quella che è stata utilizzata a Milano, perché ovviamente abbiamo in Via Cenni, nella social house dove è stato posato, abbiamo solamente una viabilità pedonale, quindi solamente persone, viene attraversato solamente le persone. Il 100x20, che dallo spessore 8,5 è stato portato a uno spessore 15 centimetri per poter garantire anche una carrabilità pesante, quindi questo può essere utilizzato anche in presenza di strade e di un traffico veicolare leggero. E poi il formato 37,5 x 25. Il formato 37,5 x 25 è quello, diciamo, più idoneo alla carrabilità pesante. Quindi con questo possiamo anche andare a pavimentare aree nelle quali presente un attraversamento di veicoli pesanti, camion, mezzi di soccorso pesanti come può essere la camionetta dei pompieri, qualsiasi tipo di mezzo, naturalmente civile, che abbia un peso superiore a quelli che sono le 30, 35 e 35
quintali dell'autovettura tradizionale. Le caratteristiche principali di Recycle sono sicuramente, come abbiamo potuto apprezzare dalle slide precedenti, dai video precedenti, l'elevatissima permeabilità. Una caratteristica molto importante è che naturalmente andando a far defluire in maniera così veloce l'acqua e comunque essendo una pavimentazione particolarmente forata, caratteristica per la quale appunto riusciamo a garantire una percentuale di drenaggio così veloce, andiamo ad abbattere anche in maniera molto importante l'isola di calore. Di conseguenza, per la colorazione più chiara, quindi la sabbia che abbiamo visto in precedenza, riusciamo ad abbattere l'effetto isola di calore fino a 4 o 5 gradi. Naturalmente, essendo una pavimentazione che rimane sempre asciutta, andiamo a eliminare in maniera totale il fenomeno dell'aquaplaning, quindi posata anche in zone dove c'è un passaggio molto sostenuto di autovetture, abbiamo comunque anche un aumento della sicurezza proprio dell'utilizzo di recycle, un aumento della sicurezza grazie dovuto all'utilizzo di recycle perché abbiamo una pavimentazione che è sempre asciutta. Naturalmente abbiamo un notevole risparmio rispetto ad altre tipologie di pavimentazioni, perché oltre ad andare a poter riciclare l'acqua, abbiamo anche uno dei pavimenti che in assoluto è tra i più economici per quello che riguarda il costo di installazione e anche successivamente di manutenzione. Perché essendo una pavimentazione modulare, molto semplice da posare, si posa semplicemente nella stessa identica maniera di un autobloccante tradizionale, quindi è tra i costi più economici sul mercato per quello che riguarda la posa. E naturalmente un altro beneficio che si può avere è che, essendo appunto un autobloccante, come dicevamo prima, è particolarmente semplice anche da rimuovere in un secondo momento, anche a distanza di anni, in caso che debba fare delle manutenzioni nella parte sottostante o che debba comunque andare a fare magari un intervento di rifacimento, una rottura, un qualsiasi passaggio, per esempio, di sottoservizi, io posso andare a rimuovere la pavimentazione, installare e far passare i miei sottoservizi e andare a riposare la pavimentazione senza andare ad alterare minimamente quello che è l'aspetto estetico. Naturalmente, essendo realizzato in materie prime principalmente di origine riciclata, andiamo anche a mantenere saldo uno dei nostri principi del quale parlavo nelle slide precedenti, che è quello del rispetto ambientale. Il secondo prodotto che fa parte del brand Via Veneto e che è molto, molto particolare, diciamo, è la linea Mega. La linea Mega, pur essendo molto particolare, come dicevo prima, è un pavimento fondamentalmente semplicissimo. È un pavimento che è stato progettato dall'architetto João Núñez, noto paesaggista portoghese che si vede appunto in questa fotografia, e che aveva necessità per uno dei suoi interventi, nella fattispecie il nuovo tribunale di Vicenza, nell'ex area Cotton Rossi, di una pavimentazione che fosse semplicissima. Però allo stesso tempo molto semplice, ma che sul mercato non era presente. Un pavimento autobloccante di dimensioni extra large, pavimento autobloccante che riuscisse a raggiungere il formato di 1 metro per 1 metro. E da qui appunto è nato Mega. Mega ancora oggi è l'unico pavimento prodotto in Italia dalla dimensione metro per metro, come potete vedere nella fotografia appunto a sinistra, nella parte sinistra dello schermo, che con uno spessore di soli 9 centimetri mi riesce a garantire una carrabilità veicolare. Quindi io, metro per metro, spessore 9 centimetri, ho un pavimento enorme comunque che, posato a secco come un autobloccante tradizionale, riesce a garantire comunque una carrabilità veicolare. Nel corso degli anni sono nati anche degli altri formati da questo, che è quello originale, il 100x50, il 50x50 e il 50x25. Tutti però con lo spessore 9 centimetri. Perché con lo spessore 9 centimetri tutti? Perché abbiamo voluto mantenere uno spessore che fosse uniforme, abbinato a 6 colorazioni per poter garantire al progettista di poter svariare anche qui, come vedevamo prima per Recycle, che potesse svariare sia su colorazioni che su formati per poter realizzare i suoi progetti riguardo alle pavimentazioni, riguardo appunto alle superfici delle sue realizzazioni. Il
I colori, appunto, come potete vedere, sono il bianco perla, il grigio chiaro, il grigio notte, il terra d'Umbria, e i due usciti, nuovi usciti proprio di fine 2019, che sono il Castellimoro e il Sabbia. Spendo solo una parola per il bianco perla, che come tutti gli altri bianco perla, tutte le altre pavimentazioni bianche realizzate da Favaro 1, sia nel caso di Mega, ma anche in caso di tante altre pavimentazioni, anche più piccole, sono tutte realizzate utilizzando un impasto brevettato da Favaro 1 che si chiama Biotanio. Biotanio che, come il nome lascia un po' intendere, è realizzato con l'utilizzo appunto del biossido di titanio. Di conseguenza noi abbiamo sempre una pavimentazione, oltre a essere particolarmente bianca, grazie all'utilizzo appunto di questo elemento, appunto il biossido di titanio, che ha l'effetto praticamente di disgregare lo sporco in superficie tramite la semplice azione della fotocatalisi, proprio dell'effetto dell'attivazione del processo chimico del biossido di titanio grazie all'effetto della luce solare. Quindi abbiamo questo materiale, appunto il biossido di titanio, che riesce a disgregare lo sporco di origine naturale, naturalmente, quindi foglie, terra, qualsiasi tipo di sporco di origine naturale che rimane in superficie alla pavimentazione. Quindi abbiamo un pavimento che sembra banale, ma naturalmente se si compra un pavimento bianco si avrebbe piacere che rimanga bianco nel corso degli anni. E con questa finitura riusciamo a garantire un pavimento che rimane bianco anche negli anni a venire. Quindi grazie all'utilizzo del biossido di titanio, di questo impasto appunto biotanio, riusciamo ad avere una pavimentazione che rimane bianca anche negli anni successivi. La caratteristica principale di Mega, fondamentalmente, come dice sempre l'architetto Nunes, appunto che l'ha utilizzato anche per molti altri suoi cantieri, oltre al Tribunale di Vicenza, è l'estrema semplicità. Cioè la pavimentazione, una pavimentazione che fondamentalmente è formata da quadrati e rettangoli, che però mi dà la possibilità di svariare, grazie alle diverse colorazioni, grazie ai diversi formati, mi dà la possibilità di svariare in tantissime maniere, di poter avere una soluzione che è sempre originale e che il progettista riesce sempre a dare, a personalizzare, a dare quel tocco, magari che rimane legato a lui, insomma, che può anche, tra virgolette, al suo cliente far apprezzare ancora di più perché riesce a essere sempre particolarmente originale. Naturalmente la multidimensione, perché riusciamo appunto, come dicevamo prima, a giocare o con un singolo formato o con tanti formati, come in questo caso che abbiamo realizzato una pavimentazione comunque fatta con a correre, diciamo così, con quattro semplici colori, abbinato però naturalmente a un grande formato, come dicevamo prima, abbinato però a una grandissima resistenza. Quindi abbiamo un pavimento che arriva a essere fino a metro per metro, che è carrabile. Carrabile leggero, quindi fino ai 35 quintali, quindi veicoli leggeri, quindi autovetture o furgoncini di massa leggera, diciamo, possono essere tranquillamente utilizzati sopra questa pavimentazione, posandola semplicemente a secco, quindi non ho bisogno di incollare, non ho bisogno di gettate in calcestruzzo. L'unica cosa è che sia un sottofondo buono, ma come dovrebbe essere per qualsiasi tipo di autobloccante. Mi soffermo un attimo su questa foto forse qualcuno di voi l'avrà riconosciuta, è l'area esterna della stazione di Napoli, dell'alta velocità ferroviaria di Napoli a Fragola. E questo è uno dei cantieri ai quali siamo più legati perché il progetto, naturalmente come saprete, porta la firma di Zadid, è stato uno degli ultimi progetti che ha realizzato e siamo particolarmente onorati che abbia scelto la nostra pavimentazione per realizzare l'area esterna di questa stazione. Dato che è stato un lavoro anche di notevoli dimensioni, perché abbiamo posato circa 10.000 metri quadri di pavimentazione, e qui andando a giocare proprio in maniera semplicissima, come sono un po' tutti i cantieri di Zadig, semplicissimi, ma con quel tocco distintivo che si vedono sia nelle strutture, ma anche nella pavimentazione, come in questo caso. Ha giocato con due colori, un grigio notte e un bianco. In due formati, il 100x50 e il 50x25, andando a realizzare queste onde e questi camminamenti con molto semplici, molto minimal,
che appunto si prestavano benissimo per questa tipologia di pavimentazione, per mega. Successivamente, nel corso degli anni, sono nati anche degli altri prodotti dall'origine iniziale, che era quella di mega, tra i quali c'è appunto Riga. Riga è l'elemento che si vede in basso a sinistra, che può essere abbinato, era un po' quell'elemento che mancava a Mega. Mega, come abbiamo visto prima, erano tutti elementi abbastanza grandi, ma non particolarmente snelli. In questo caso abbiamo realizzato un modulo da 100x20, che è un po', se ci fate caso, è la stessa dimensione che aveva Recycle, 100x20, spessore anche qui 8,5, oppure 15 centimetri, che però, a differenza di Recycle, non è in grado di filtrare l'acqua, ma è come mega. Quindi è una pavimentazione legata al design, che però può essere un'ulteriore variante ai progetti di mega. Come vedete, in questo caso è stato fatto un attraversamento nel verde, in maniera molto, molto particolare, nel quale sono stati utilizzati appunto sia mega sia riga. Oppure può essere usato anche singolarmente per fare un attraversamento nel verde che non sia particolarmente impattante, come in questo caso. Ricordo che, essendo realizzato in bianco, come dicevamo prima, è sempre realizzato con biossido di titanio, quindi potete vedere anche qui che, a distanza di anni dalla posa, il materiale è rimasto comunque bianco, grazie all'effetto disgregante dello sporco, appunto. E riusciamo a garantire un passo che sia sempre perfettamente parallelo tra elemento ed elemento, grazie ai distanziatori di nostra produzione, che hanno o possono essere utilizzati col lato lungo da 10 centimetri, come in questo caso, oppure sul lato corto da 5 centimetri. Niente di che, sono dei semplicissimi distanziatori che, però, naturalmente, andando a posare un pavimento che sia particolarmente lineare, che cura molto quello che è l'aspetto estetico, è bene che magari vengano utilizzati per poter garantire comunque anche una corretta crescita dell'erba. Naturalmente, i distanziatori sono stati posizionati al di sotto nel momento in cui è stato posato il pavimento, e successivamente riempito con col terriccio, con la terra, e seminata l'erba, e rimangono totalmente invisibili in superficie. Come potete vedere, in questo caso, appunto, anche qui sono stati usati questi distanziatori di cui vi parlavo. Questo è proprio il tribunale di Vicenza, nel quale potete vedere che è stato utilizzato Mega. Questo è un cantiere ormai di 10 anni fa, e quindi Mega, potete vedere che, a parte l'area che è bagnata, ovviamente, anche nel corso degli anni mantiene quella sua colorazione tipica, che è appunto unica, oltre al formato, e anche la colorazione molto particolare, insomma. Un altro nato sempre dal progetto di Mega è Chilometro Più. Chilometro Più è un elemento un po' più sottile di Riga, che ha la caratteristica di poter essere utilizzato anche per cantieri molto particolari, come potete vedere in questo caso, che sono state fatte delle scale di accesso all'area di rimessaggio delle autovetture, che naturalmente qui c'è l'accesso carrabile, e qui c'è l'accesso verso l'abitazione, sostanzialmente. Quindi è un elemento molto particolare, che, a differenza di Riga, che è realizzato solo in bianco, viene realizzato in varie colorazioni. Questo, nello specifico, viene realizzato in bianco, terra d'Umbria, grigio chiaro e grigio notte, come potete vedere, tre colori utilizzati in questo cantiere. Un altro pavimento molto particolare, legato molto un po' sempre al concetto di green, sempre al concetto di andare a riprendere le forme naturali, anche per quello che riguarda le pavimentazioni, sono Green Carpet Nest. Green Carpet Nest è una pavimentazione diversa dalle precedenti, perché qui abbiamo un grigliato che però con la capacità, appunto, di realizzare un che ha la capacità di realizzare un effetto, comunque, che è un po' l'idea della continuazione delle radici dell'albero, dei rami dell'albero, per realizzare comunque anche su una pavimentazione che, comunque, tra virgolette, è artificiale, quello che è un po' il tocco naturale, comunque fa rimanere un po' quello che è il concetto di naturale anche al pavimento stesso. È una pavimentazione drenante, quindi drena all'interno
degli spazi vuoti dai quali è composto appunto il singolo modulo, però mantiene delle forme che sono uniche e riesce ad andare comunque a mischiarsi benissimo con il verde in maniera ancora superiore, diciamo, ad altre tipologie di pavimentazione che magari sono un po' più impattanti e si nota molto di più lo stacco tra l'area verde e la pavimentazione stessa. Ecco, questa è una visuale dall'alto, appunto, per far capire com'è la dimensione del singolo modulo, come potete vedere in questo caso la dimensione del singolo modulo, che però andandolo a posare in maniera del tutto casuale, riusciamo ad avere un effetto che non è mai ripetitivo, appunto, della pavimentazione. Shining Carb mi fa aprire un nuovo discorso, diciamo, che è un po' la nuova strada che sta percorrendo Favaro 1. Favaro 1 ha avuto sempre come core business la realizzazione delle pavimentazioni, naturalmente ancora oggi più del 90% di quello che è la produzione Favaro 1 è legata strettamente alle pavimentazioni per esterno, ma sta sempre più prendendo piede anche tutto quello che è la parte legata agli accessori. Tra gli accessori, appunto, abbiamo dato particolare peso a quello che è la parte illuminotecnica. Abbiamo realizzato nel corso degli anni alcune soluzioni, tra le quali l'ultima nata è questa, che è Shining Carb, che è un cordolo in pietra, diciamo, all'interno del quale è stato installato un LED che rimane totalmente scomparsa e che ha la capacità, oltre di illuminare, anche di valorizzare la pavimentazione. Grazie al particolare grado di inclinazione del LED che è installato all'interno, non è visibile da fuori, ma allo stesso tempo illumina e valorizza la pavimentazione, come potete vedere in questo caso. La finitura di Shining Carb è o in bianco o in grigio e può essere realizzata o totalmente a vista, come in questo caso, quindi totalmente illuminante, con corpo totalmente illuminante, oppure nella versione cieca. Quindi io posso andarla a utilizzare come semplice lampada, come singola lampada, intervallandolo con dei cordoli ciechi, diciamo così, oppure posso andarlo a intervallare un singolo pezzo qua e un singolo pezzo qualche metro più avanti, o fare tutta una distesa luminosa che mi garantisce una luminosità, un'illuminazione ancora maggiore. Il prodotto invece che era nato in precedenza è Veneto Light, dal quale ha preso un po' corpo l'idea di cercare di spingere particolarmente la parte relativa all'illuminotecnica. Veneto Light è invece un elemento realizzato o in acciaio Corten o in acciaio inox, dove il principio appunto del LED è lo stesso di Shining Carb, cioè abbiamo comunque un LED che è installato al suo interno, che non è visibile esternamente, ma che comunque ha il compito, diciamo, la funzione di illuminare la pavimentazione, ma che allo stesso tempo va anche a valorizzarla, come in questo caso dove abbiamo realizzato i camminamenti dell'area pedonale della sede dell'acqua minerale San Benedetto, non molto distante qui da noi a Scorzè, e dove c'era volontà appunto di realizzare una pavimentazione molto particolare, che fosse diversa da quelle presenti sul mercato, e quindi hanno deciso di utilizzare Mega nel formato 100x20, come vedete in questo caso, posato, sfalsato e nella colorazione terra d'Umbria, dove su un lato hanno posizionato per esteso, in maniera totalmente illuminante, la cordonata Shining Carb, scusatemi, il cordolo Veneto Light nella finitura Corten, che ha naturalmente funzione primaria, essendo un'area di accesso agli uffici, quella di illuminare per garantire la sicurezza appunto anche in orari notturni, ma come potete vedere in questo caso anche di valorizzare la pavimentazione stessa. Io ho terminato, spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ringrazio nuovamente per il tempo che mi è stato dedicato. Sapete che per qualsiasi informazione sui prodotti che avete visto e su tantissimi altri prodotti che comunque abbiamo a catalogo, potete tranquillamente rivolgervi a me.
Questa è la mia mail. Senza alcun impegno, naturalmente potete chiedermi preventivi, maggiori informazioni tecniche, informazioni commerciali tranquillamente, o se volete comunque nel frattempo arricchire un po' quello che è la gamma prodotti che avete visto con queste mie slide, potete tranquillamente visitare il nostro sito www.favaro1.com. Allora, intanto grazie Mario per la tua relazione. Quindi vado a prendere qualcuna delle domande che è arrivata e quindi te la Certo. pongo. Allora, recycle, resistenza, passaggio autovetture e si può ottenere una colorazione personalizzata? Allora, naturalmente Recycle è nata nella colorazione Porfido, che è il primo cantiere che abbiamo sviluppato e come potete vedere nel corso degli anni abbiamo realizzato anche degli altri colori, quindi non c'è assolutamente nessun problema. Naturalmente uno dei nostri, come si può dire, sicuramente argomenti che ci hanno dato molto successo, soprattutto con i progettisti negli ultimi anni, è quella della collaborazione che abbiamo cercato di intraprendere. Quindi non abbiamo mai una volontà di noi andare a imporre i prodotti o cercare di mettere i prodotti sul mercato, ma siamo sempre disponibili a cercare di ascoltare quelle che sono le esigenze di qualsiasi tipo di cliente, qualsiasi tipo di progettista, per poter noi migliorare e per poter dare naturalmente le risposte alle esigenze che ci vengono portate avanti. Quindi nessun problema all'idea di personalizzare quello che può essere anche la colorazione. In alcuni casi abbiamo fatto anche dei formati particolari, come avete visto in una delle prime slide del Camping Marina, nel quale abbiamo realizzato un prodotto apposta che è nel formato 10x10 e naturalmente era un cantiere di una certa rilevanza, parlavamo di 9.000 metri quadri circa, ma non tutti i cantieri devono avere per forza tali dimensioni per poter sviluppare un prodotto ad hoc, quindi nessun tipo di problema da questo punto di vista. Recycle, per quello che riguarda la prima domanda, la resistenza, la carabilità, abbiamo, come dicevo prima, tre formati indicati per tre tipologie di carico diverse. Quindi il formato ciclo pedonale, che è quello che è stato utilizzato a Milano, nello specifico, alla social housing chain di cambiamento, che è il formato 100x20, altezza 8 cm e mezzo, che garantisce un passaggio diciamo pedonale, come dicevo prima, oppure le carrozzine, piuttosto naturalmente le biciclette, carichi molto leggeri. La stessa dimensione, quindi da 100x20, ma con uno spessore maggiorato, dagli 8 cm e mezzo ai 15 cm e mezzo, quindi in superficie che si vede nella stessa, che ha la stessa forma, diciamo, identica al formato precedente, appunto col 15 cm riusciamo a garantire anche la carrabilità veicolare fino ai 35 quintali. Quindi macchine tradizionali, un ambiente tra virgolette domestico o comunque un ambiente di uffici o comunque un parcheggio dove è previsto solamente l'utilizzo di autovetture o al limite camioncini leggeri, ecco, diciamo, quindi classico furgone o comunque un mezzo non particolarmente pesante. E però abbiamo anche il formato da 37,5 x 25, che essendo realizzato in uno spessore di 11 centimetri, mi garantisce anche una carabilità pesante. Quindi possiamo far passare tranquillamente anche i bilici a pieno carico, i camion per capire 460 quintali, senza dover andare a realizzare comunque una gettata di cemento sotto, che andrebbe a essere un po', tra virgolette, il contrario del concetto di recycle. Cioè recycle, il nome stesso prende un po' il nome dal fatto che vuole essere realizzato in materie prime di origine riciclata e che possa andare a riciclare l'acqua e comunque andare ad alimentare la falda acquifera in maniera naturale, andare a fare una gettata di calcestruzzo sotto non sarebbe molto, diciamo, in linea con quello che è l'idea di recycle. E quindi, appunto, avendo realizzato il 37,5 x 25 spessore 11, riusciamo a garantire anche la carabilità pesante, quindi anche dei camion.
Vado su un'altra domanda. La temperatura massima, suppongo ovviamente in termini di temperatura ambientale, eventualmente per un'applicazione nei paesi del Golfo, che sappiamo potrebbe arrivare oltre 50 gradi. Nessun tipo di problema. Abbiamo fatto alcuni interventi anche appunto in Medio Oriente, con altri pavimenti, però naturalmente diciamo che la base, essendo comunque nello specifico magari di recycle, sono comunque pietre sostanzialmente. Quindi abbiamo o graniglia di porfido riciclata nella colorazione porfida. Colorazione porfido, comunque graniglia di roccia, comunque graniglia rocciosa riciclata nella colorazione grigia, o altri inerti, tra i quali magari anche inerti comunque sempre di origine rocciosa, quindi marmi o materiali di questo tipo, non hanno tenuti assieme, scusate, con un legante idraulico, naturalmente, non hanno nessun tipo di problema per quello che riguarda le elevate temperature, perché comunque diciamo che è comunque, tra virgolette, di origine rocciosa comunque, una pietra comunque. Per quello che riguarda tutti gli altri pavimenti, invece, essendo realizzati principalmente con legante idraulico, molto simile naturalmente a quello che è l'impasto del calcestruzzo, anche qui non ha controindicazioni anche dove c'è un'elevata temperatura. E anche, dico, anche l'effetto contrario, rovescio della medaglia, è che possono essere comunque utilizzate anche in ambienti montani. Non c'è nessun tipo di problema anche con l'utilizzo in località dove le temperature scendono anche di molti gradi sotto lo zero. Anzi, il recycle, nello specifico, ha una caratteristica molto importante che avendo appunto una superficie forata e che tende comunque a lasciar passare l'aria stessa e a comunque non far depositare totalmente in superficie anche le precipitazioni, oltre che di origine piovoso, ma anche di origine nevoso, tende a far attaccare molto meno alla pavimentazione, tende a far attaccare molto meno la neve rispetto ad altre tipologie di pavimentazioni, come per esempio può essere l'asfalto. Allora, adesso una domanda alla quale ti chiedo di rispondere abbastanza velocemente riguarda il progetto della pavimentazione di Zadid, in cui ci chiedono se è possibile tagliare facilmente il materiale perché sembra che quello che è stato posto in opera abbia delle linee curve. Sì, praticamente è stato quasi tutto tagliato, perché caratteristica, come ben saprete, caratteristica di tutte le realizzazioni Zadid sono le grandi curve che caratterizzano appunto tutti i suoi progetti, tra i quali anche, oltre appunto alla stazione Fragola, mi viene in mente anche il grattacielo di Milano, che appunto è soprannominato lo storto proprio per questo motivo. La nostra pavimentazione, per essere tagliata, non risente di nessun tipo di problema. Non va a snervare come potrebbe essere qualche altro tipo di pavimento, e viene tagliata semplicemente, anche un pavimento molto grande come il recycle, che ha uno spessore 9 cm, può essere tagliata semplicemente con la sega ad acqua. Quindi proprio quella sega d'acqua che generalmente viene utilizzata per tagliare i masselli, viene i masselli autobloccanti, può essere utilizzata ed è stata utilizzata proprio nella fattispecie del cantiere di Napoli, di Afragola, per realizzare queste curve. Quindi è molto semplice in realtà, basta posare la pavimentazione, realizzare il taglio, fare naturalmente eliminare la parte tagliata e fare di conseguenza e posizionare la pavimentazione tagliata a specchio, diciamo. Quindi è molto semplice, molto semplice, richiede un po' di tempo, però comunque non ha con gli strumenti adatti, che sono quelli che comunque sono generalmente in dotazione a qualsiasi posatore di autobloccante, nella fattispecie la sega ad acqua. Non risente di nessun tipo di alterazione qualitativa ed è anche molto semplice da effettuare, insomma. Bene, allora per ora Mario ti ringrazio e passerei a questo punto di nuovo la Grazie a parola voi. al
a Dorman, a Farina, al quale assegno adesso il ruolo di relatore. Quindi tu intanto, Mario, se puoi disconnettere sia webcam che microfono. Certo, saluti a tutti. Allora, Farina, perfetto, non ti vediamo, Farina. Ricordati di riattivare anche il microfono. Io sono online. Sì, devi riattivare il microfono come ti avevamo detto nelle istruzioni e anche la Ok, l'ho webcam perché non attivato. ti vediamo. Mi Se volete, sentite? scusate, Allora, scusate. sentiamo Isopi. Eccomi. Io sono No, perfettamente tu. in linea, eh. Perfetto. Ho risolto tutto. Se volete. Ok, parla Isopi o parla Farina? Dai, parlo io così continuo. Davide, ti ringrazio dell'assist, ma vorrei continuare per... Vai tranquillo, io sono qua. Ok, Sei andato a soffrire e ti ringrazio moralmente. le slide le passa Isopi o Farina? Ecco, no, ce l'ho io in linea, se mi dà... Ecco, io Allora, ce l'ho... ok, speriamo che non ci siano problemi, è l'ultima chance che abbiamo. Esatto. Adesso puoi, perfetto, non Perfettamente. ti vediamo. Decidi tu, Mauro, se utilizzi la webcam o meno, altrimenti siamo pronti. Ok. Eccoci qua. Benissimo. Allora, te la parola, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Ok, lascio le scuse, altrimenti vi faccio perdere ulteriore tempo. Eravamo rimasti nella terza delle famiglie, quindi il sistema industriale logistico, dove abbiamo inserito da 2 anni anche sistemi di controllo, quindi come abbiamo visto prima, abbastanza in maniera sintetica, e dissuasori come sistema sia di controllo veicolare per evitare che parcheggino sotto ad esempio un condominio, piuttosto che metterlo davanti a un garage perché all'interno il mio cliente ha una macchina d'epoca, ma piuttosto, ecco, progettare delle strade dove per l'antiterrorismo si prevederanno anche dei dissuasori per questo, appunto, per questo fine. Sempre la nuova entrata in casa Orman dell'anno scorso c'è questa colonnina telescopica che all'occorrenza un buon progettista a quale gli ha affidato il compito di progettare ad esempio una piazza mercato che sarà un mercato per una volta a settimana, ma poi sarà anche un parco per i bambini. Ecco, questa colonnina telescopica che può ospitare sia corrente mono che trifase, ma anche luce, anche gas ed acqua, può essere utilizzata laddove c'è un mercato piuttosto che un evento, piuttosto che un concerto. Prima parlavamo anche di serrande, serrande a grandi luci, arriviamo fino a 39 metri di larghezza, immaginiamo un hangar piuttosto che un deposito di grandi mezzi, ma abbiamo anche serrande che da quest'anno sono predisposte per la chiusura di negozi, quindi le shop roller che poi vedremo in dettaglio, sono delle serrande, sono 4 motivi molto carini, con delle nuance moderne, ma hanno una costante importante che l'antieffrazione, quindi arriviamo anche sulle serrande da negozio a un RC3. Per poi andare sulle porte veloci, abbiamo porte sia ad impacchettamento che ad avvolgimento, porte che possono essere inserite sia in perimetri esterni, quindi con classi al vento 4, immaginate a Livorno ce ne sono diverse centinaia di porte veloci a telo messe in grosse industrie anche statali, e hanno delle classi a vento che vanno dallo 0 appunto al 4. Dicevamo prima, nella grande progettazione, installazione, poi si chiude il tutto con il service. È molto importante avere un sistema di manutenzione, sia esso ordinario che straordinario, che ci permette appunto di adempiere a quelli che sono gli obblighi legali, perché ben sapete che il service e la manutenzione di chiusure tecniche, denominate appunto macchine, quindi normata dalla direttiva macchine, vanno manutentate. Ma poi c'è anche la bontà del cliente finale che in voi magari crede, quindi avete progettato un buon sistema, l'avete fatto montare, poi vi
deve anche durare. Queste foto sono abbastanza significative. Immaginate un hub che carica, scarica merce 7 giorni su 7 H24 e che si rompe una pedana rotta è un mancato carico scarico, è un fermo macchina. Quindi se il cliente ha un'assistenza e un service entro la giornata, uno dei nostri 80 servizi di installazione interviene e risolve il problema. In caso contrario, la macchina resterà ferma lì in attesa che arriverà il giorno dopo l'assistenza. Quindi anche il service è un elemento molto, molto importante ai fini della durabilità e della vita della chiusura. Questa è invece la novità dell'anno scorso. Noi sono 4 anni quest'anno che facciamo percorsi con la Info Progetto e sempre con voi progettisti presentiamo ogni anno delle novità, sia esse chiusure tecniche, ma anche come software. Dall'anno scorso abbiamo inserito nel sito, e questa cosa la dico in maniera ad alta voce, è un accesso anonimo e gratuito, quindi non dovete logarvi. Non vi verrà chiesto nessun tipo di password o di mail, pertanto se accedete nell'area progettisti del sito Orman, c'è una sessione dedicata a voi che si chiama Architect Program nella versione online e si apre un mondo, tutto quello che è il mondo delle produzioni Orman Europa. Quindi partiamo dalle porte d'interno, alle porte industriali, le grandi, le piattaforme di carico-scarico, piuttosto che i formati che utilizzate normalmente, che sono i PDF, i DVG, il DVX, ma anche il BIM. Quindi molti di voi, io con qualcuno di voi prima ho parlato al telefono perché ci conosciamo da qualche anno. Il BIM non tutti ancora lo utilizzate, lo faremo forse entro quest'anno, il prossimo l'utilizzo del software BIM, però sappiate che sul sito Orman c'è una parte dedicata solamente a voi. Invece, in un'altra sessione, sempre dello stesso sito, c'è il configuratore. Quindi, laddove anche vostra moglie, se vogliamo fare la battuta, vuole configurarsi una chiusura, ovviamente in questo caso sarà solamente settore residenziale, mentre nella parte dell'architect program il sistema è completo, quindi c'è sia l'industria che la residenza. Nell'area configuratore potete configurarvi sia le porte d'ingresso che i sezionali in due versioni, il vetrato e il classico sezionale. Questo ve lo dico perché per curiosità andatelo a vedere perché è molto interessante. Una volta che si inseriscono i dati fondamentali, che sono la tipologia, il colore, e ne abbiamo una valanga di colori, li vedremo tra un po', nella stampa e nel salvataggio del file che fate, ovviamente anonimo, esce oltre alla schermata estetica, quindi si può anche stampare, anche tutte quelle che sono le caratteristiche tecniche del portone. Nelle offerte che noi facciamo normalmente, abbiamo 120 agenti sparsi sul territorio, nelle offerte che facciamo, tutte quante le offerte, oltre ad avere la parte estetica, quindi la sorta di rendering, chiamiamo così, che esce dall'offerta, e la parte ovviamente economica, c'è anche l'esploso tecnico, quindi tutto quello che è la parte termica piuttosto che tecnica, antieffrattivo nel caso di antieffrazione, e poi le norme di riferimento con le classi al vento, all'aria, all'acqua. Quindi se andate su questo sito, poi sicuramente troverete buone risposte alle domande che mi farete più in là. Parlavamo prima di antieffrazione, noi abbiamo delle costanti, Norman, oltre ovviamente alla termicità, alla tecnicità, alla qualità e all'estetica, c'è anche la sicurezza che è fondamentale. Ovviamente la sicurezza si divide in due grandi famiglie, l'attiva e la passiva. In questo caso la sicurezza è l'antieffrazione, dove questa norma specifica per le porte d'ingresso determina quelli che sono i tempi di infrazione e eventualmente di strumenti da utilizzare per una persona che vuole entrare in casa, determinando ovviamente quella che è la classe RC2, 3 e 4. Quindi questo è un esploso di quello che la norma ci dice. Poi questo valore numerico si riferisce nel caso di RC4 ad un classe 5 nazionale, ma la norma ovviamente europea non è nazionale, pertanto si fa come riferimento la resistance class, che è questa che
che vi faccio vedere. Per arrivare alla sicurezza della vostra casa, oltre ad avere quindi una bella porta antieffrattiva fino a RC4, bisogna avere anche un bel garage che ha due tipi di sicurezza. La prima sicurezza è quella classica, quella che tutti quanti i garage motorizzati hanno, quindi una volta che un garage viene chiuso, c'è la frizione che si spegne, il motore si spegne e quindi è come se fosse, io faccio sempre questo banale esempio, ma per far capire, è come se fosse una macchina con la prima inserita in una leggera discesa, quindi la macchina si ferma, è spenta, ho messo la prima. Con questo sistema che è un brevetto Orman, che è un gancio meccanico, quindi è un becco che si va a inserire in questa asta di acciaio. Questo è anche il freno a mano, quindi io oltre a mettere la prima tiro anche il freno a mano, quindi all'occorrenza io non potrò entrare in questo, non posso sollevare questo portone, per entrare devo sfondare la porta. Quindi sappiate che tutti i sistemi motorizzati del mondo del civile Orman hanno questo sistema di default, non è un optional, non è un extra, è un blocco di default. Oltre a quel tipo di sicurezza che abbiamo visto che è meccanica, c'è anche la motorizzazione. Qui vediamo solamente un motore, ne abbiamo quattro nel mondo del civile. Questo è un motore che è uscito quest'anno, si chiama, è un Supramatic nel particolare, un acronimo che non ricorderete, però ve lo dico. Ed è la serie 4, quindi è la quarta generazione di motori che produciamo noi in casa. Hanno due caratteristiche importanti i nostri motori. La prima è che hanno una frequenza megahertz di 868, e chi sa di voi cosa vuol dire l'868 sa che è il doppio della normale frequenza che normalmente si utilizza nel mercato residenziale, che si usa sempre il 433. E poi hanno dei telecomandi che facciamo sempre noi in casa, che hanno la crittografia 128 bit, quindi è un po' come la, no, non è un po' come, è come la sicurezza dell'home banking, quindi è un telecomando che non si può clonare, oltre al fatto che non dà fastidio neanche lo riceve. Nelle nuove motorizzazioni Supramatic, in particolare questa, noterete, se si vede, non lo so, dal mio si vede perfettamente, ci sono due uscite digitali. La prima è un'uscita Bluetooth, quindi ho comprato un motore, ho la mia tesserina che scansiono e scarico l'app e posso eventualmente utilizzare il mio cellulare come telecomando, quindi con questa uscita Bluetooth. La seconda uscita invece è l'HCP, che sarebbe l'uscita per le soluzioni dello smart home, quindi chi di voi a casa ha un sistema domotico piuttosto che volesse un domani controllare gli accessi di casa, lo può fare scaricando un'app, c'è cioè un'app che si scarica, si collega con questo sistema HCP, collegherò eventualmente ad esempio anche la mia porta d'ingresso dove ha un'apertura elettrica, collegherò se vogliamo anche il mio braccio elettrico che vedremo più in là, il portamatic, e quindi io con un'app riesco a gestire quello che sono le chiusure di casa. Se poi vogliamo fare ancora più i tecnici, comprando un sistema a parte dei cubetti che si chiamano OMI, posso integrare quel tipo di applicazione con altri marchi, nomi Grisser, Velux piuttosto che, quindi combinare diverse soluzioni in un unico controllo di accesso. Nelle sicurezze, ovviamente, sia dall'esterno verso l'interno, ma anche quando il portone si sta chiudendo, si sta aprendo, la sicurezza ha il suo che fare. Immaginate che noi stiamo gestendo la nostra famosa app dal quarto piano e stiamo guidando il garage. Nel parco c'è mio figlio che sta giocando, che ha 4 anni, che non sa la pericolosità di una macchina che si sta muovendo. Pertanto, i nostri sezionali hanno l'ottosensore, quindi con il sensore di sforzo, che nel caso in cui ci stessi chiudendo il portone, non ho messo la fotocellula, passa un bambino, allo sfioro il portone va in blocco e si riapre, quindi va in sicurezza. Così come se lo stesso bambino mette le dita sulle guide del portone sezionale, c'è un antisollevamento che fa sì che non si incastri nulla all'interno delle guide. Così come, qui non l'abbiamo messo, ma anche questo è un brevetto, ma nell'antipizzicamento, quindi io quando troverete dei portoni Orman in giro per i cantieri, fateli aprire o chiudere mettendo il dito tra il maschio e la femmina del pannello in chiusura o in apertura. Vedrete che non si incastra il dito.
Diversamente, invece, se lo fate con altre marche, probabilmente qualche problemino ci sarà. E poi il nostro cavallo di battaglia per le porte sezionali che hanno anche la porta pedonale inserita è questa porta pedonale che si vede molto, molto male in questa foto, però ha una soglia ridotta di 0,05 mm come soglia di acciaio inox. Ha le cerniere occultate e ha un antiefrattivo e se la ordiniamo con il profilo color manto, noterete che a distanza di qualche metro non si nota neanche la porta inserita. Sempre lasciando, o meglio, sempre navigando sulla stessa sicurezza, io intendo anche una sicurezza, questa che non si tocca, che è la sicurezza della salute, se vogliamo, anche del clima, anche dell'ambiente in cui delimitiamo appunto un portone. Quindi dobbiamo essere consci del fatto che quando inseriamo un portone in un contesto come un garage che è attiguo a un'abitazione, dove magari sopra ho la camera da letto, dove all'interno magari ci farò un domani una sala relax, un biliardo o quant'altro, devo essere certo che quando chiudo quel portone, il portone si chiuda e mantenga le caratteristiche termiche e tecniche per il quale ho progettato e ho comprato. I pannelli ce li facciamo noi in casa, quindi abbiamo tutte quante quelle caratteristiche tipiche, produttive, affinché il pannello assemblato poi porti a dei valori importanti termici un portone sezionale. Abbiamo da qualche anno il manto da 67 mm oltre al 42. Abbiamo inserito all'interno del manto, tra il maschio e la femmina, abbiamo interposto questo profilo che vedete rosso nella foto di sinistra, che è un EPDM, quindi è una plastica, se vogliamo, di colore nero, che va ulteriormente a isolare all'aria il portone. Ci sono dei risbordi di acciaio che vanno all'interno della schiuma poliuretanica, danno ancora più forza e struttura al manto del portone. Nella complessità di questa gestione, interponiamo anche, questo ovviamente a richiesta del progettista piuttosto che del cliente finale che vuole un ambiente con dei valori importanti termici, mettiamo il taglio termico, quindi è un profilo sempre PVC che va a interporsi tra la mazzetta cementizia, quello che sarà, e la guida in acciaio, e va a fare il taglio termico, aumentando così del 21% circa il valore il valore termico, quindi dando un'impronta più importante al valore termico. Arriviamo fino, siamo sotto l'1%, sotto l'1.0 come valore di trasmittanza. Abbiamo visto come si muove un portone e tutte le sue caratteristiche di sicurezza termiche, ma poi anche la bellezza, l'estetica è importante se non fondamentale in alcuni contesti, no? Sia essi moderni che vintage. Da quest'anno abbiamo 24 nuovi motivi decorativi che si chiamano Dura Grain, sono degli effetti verniciati su una base di acciaio. Una base di acciaio, sono 24 nuance, sul sito ci sono tutte quante, però ecco qui abbiamo messo un paio di foto che danno quell'effetto. Sono molto più reali, se vi consiglio di vederle dal vivo, se qualcuno di voi ha la possibilità di conoscere qualche nostro concessionario, che ce ne sono diversi tra Pisa e Livorno, molto più realistici vedendoli dal vivo che dalle foto, quindi riportano un po' quello che è il finto Corten, la quercia bruciata, il finto mattone o il finto cemento. Quindi, oltre a questo, abbiamo i motivi decorativi nuovi da quest'anno online e i classici colori RAL. Quindi, parlavamo prima di apertura elettrificata o elettrica all'interno di casa. Questa non l'abbiamo messa perché c'è il coronavirus, questa ve lo garantisco, però è una motorizzazione molto molto, oltre a essere intelligente, si presta anche, per fortuna per noi a livello economico, ma per sfortuna per quello che sta succedendo in giro per il mondo, però è un'apertura elettrica che possiamo tranquillamente inserire su porte da interno, sia esse della Orman piuttosto che di altre marche, il legno piuttosto che il laminato piuttosto che in lamiera, e possiamo gestire l'apertura allo sfioro. Ecco la foto del tizio qui colore bianco che
che anziché toccare la maniglia di una porta di un bagno piuttosto che di uno sgabuzzino, ma piuttosto anche di un contesto pubblico sanitario, potrebbe essere, apro, chiudo e gestisco con la mia, se vogliamo, anche un'app di cui abbiamo visto prima l'apertura di questa porta. Non l'ho detto prima, lo dico chiudendo, facendo vedere questo motore. Tutto quello che viene prodotto come motorizzazione residenziale, quindi il famoso Supramatic che abbiamo visto prima, i motori da cancello e questo tipo di braccio elettrico, che può essere in due versioni, sia grigio che bianco, viene utilizzata la logica che fin da subito ho espresso prima, no? Della economicità, sia essa ambientale che mera economica, perché tutti quanti i motori nostri in stand-by hanno un consumo di meno di 1 watt in stand-by. Immaginate che normalmente un motore ha un consumo in stand-by di 4, 4 e 5 come watt. In proporzione, il nostro motore ha un consumo di 2,50-3 euro all'anno, se vogliamo. Consuma più la lucetta rossa della televisione spenta che un motore della Orman in stand-by. Quindi ecco, anche nella sana progettazione, un conto è utilizzare una porta basculante o un sezionale, un conto che si progettino 100 garage collettivi, anche quello a fine anno potrebbe portare un risparmio economico, ecologico, se fatto con cognizione ovviamente di causa. Ho visto prima il collega che ha fatto delle diverse belle realizzazioni in giro per il mondo. Noi abbiamo messo nella nostra presentazione referenze mondiali, non soffermandoci ovviamente a quelle italiane, perché altrimenti magari il toscano poteva prendersela con il lombardo e viceversa. Quindi abbiamo messo qualche cosa di emblematico, di bello, di carino, che qualcuno di voi, qualche vostro collega, ha progettato nel corso degli anni. Quindi qui io scorrerei tranquillamente facendo vedere semplicemente quello che è la bellezza di un bel progetto che rimane poi nella storia. Immaginate che questo palazzo museo hotel ha tutti quanti i garage sotterranei, le porte scorrevoli antincendio, perché abbiamo anche quello, non abbiamo messo delle slide, ma abbiamo una vastissima gamma di porte scorrevoli EI fino a 180. Oppure le classiche porte che noi chiamiamo le AD, le porte a vetro scorrevoli per gli alberghi, quindi interessanti progetti che poi si prestano in giro per il mondo. Questo è lo stadio di Amburgo, che penso che tutti conoscete, opera moderna, dove tutti quanti gli ambienti che hanno una chiusura tecnica, in questo caso il tagliafuoco, quindi lo scorrevole a battente sovrapposto, hanno avuto la capacità di utilizzare i nostri prodotti. Qui siamo a Vienna, scorriamo in maniera molto molto veloce, ma conoscete dalle riviste sicuramente queste immagini. Questa invece è una logistica. Immaginate, e poi chiudo perché poi divento logorroico, immaginate dall'alto una logistica o un'industria o anche una stessa casa, una piantina, quindi dal cancello alle varie porte, alle varie entrate, alle varie uscite, tutto è un involucro bucato dove deve essere chiuso. Quindi tutto quello che è il modulo di chiusura è la Orman che lo fa. In questo caso qui c'è un hub di carico-scarico, sono circa 212, no, sono oltre 300 bocche di carico, dove c'è un portone magari termico, perché qui dentro c'è del fresco o del freddo, c'è un perimetrale, un sigillante, una rampa di carico e poi tutto quello che ne deriva all'interno con le porte veloci, le serrande, il tagliafuoco, piuttosto che le uscite tecniche o le uscite di emergenza. Questo è un bellissimo involucro in corten che è stupendo solamente a vederli, ma pure qui sicuramente ci saranno centinaia e migliaia di porte tecniche, oltre che tagliafuoco della Orman. E qui invece chiudiamo con l'onda, con tutte quante le porte su ogni piano, ovviamente delle stanze piuttosto che degli ambienti, uffici o residenze. Questa invece è una foto che abbiamo messo per dimostrare che non c'è
che davanti a un progetto sano ovviamente possiamo rispondere in maniera molto tranquilla e serena. Questi sono complessi residenziali, molto spesso sono alberghi, quindi negli alberghi immaginate che ci sono almeno 4-5 porte d'appartamento, quindi laddove vogliate andare sul sito e verificare o vedere o spippolare, come dice mia figlia, le chiusure tecniche che possiamo proporre nella vostra pagina dedicata che è l'Architect Program, potete tranquillamente sbizzarrirvi con le quattro versioni di estensione file, quindi il BIM in primis. Io non ho messo i miei contatti tranquillamente, però se qualcuno di voi vuole fare delle domande o in privato posso lasciare tranquillamente i miei contatti. Abbiamo in Toscana quattro agenzie, a Pisa, a Livorno ne abbiamo, chi di voi conosce Consoloni, piuttosto che a Firenze, a Prato e a Livorno, ma ci sono anch'io che posso rispondere tranquillamente con offerte o con dati tecnici, sì, laddove insomma, vogliate farmi dei quesiti o delle domande. Io vi ringrazio e mi scuso ancora per prima per questo misunderstanding che adesso dovremmo aver risolto. Quindi lascio la parola all'architetto. Per qualsiasi Allora, domanda. grazie intanto a te. Abbiamo fortunatamente risolto il problema tecnico, quindi direi che è andata bene. Ovviamente dobbiamo cambiare un po' il programma del webinar, quindi intanto facciamo la parte relativa Allora, c'era una domanda ovviamente sui modelli BIM e DVG, quindi magari se ci puoi dire se a che punto siete appunto dell'organizzazione aziendale su questi due temi ed eventualmente com'è possibile reperire modelli o blocchi o disegni, insomma. Allora, abbiamo lasciato, come ho detto prima, abbiamo lasciato libero arbitrio ai progettisti. Ecco perché da qualche anno facciamo questi seminari e evidenziamo che abbiamo questo tipo di software. Sono circa 80 modelli attualmente in BIM. Non servono password o non servono richieste specifiche a me o ai miei superiori su Attrento. Quindi un buon progettista sa, un geometra piuttosto che un architetto, sa benissimo che normalmente se vuole scaricarsi dei blocchi o dei file deve fare la mail al capo area piuttosto che all'azienda e poi l'azienda risponderà con i tempi di 1 o 2 giorni. In questi giorni qualche vostro collega mi ha chiamato chiedendomi i file e l'ho indirizzato sul sito. Molto spesso però, e capita anche a me in questi 2 mesi in casa, che volevo fare qualche lavoretto, ho chiesto qualche informativa a qualche azienda, ancora mi devono rispondere perché non tutte le aziende sono attive. Noi fortunatamente, uno, siamo attivi, siamo stati attivi fin dall'8 marzo, ma due, abbiamo dato disponibilità sul web in maniera libera e in maniera trasparente, senza mail, senza nulla, tutti questi file. Quindi l'architetto può tranquillamente andare sul sito www.orman.it, gli appare una serie di acronimi o di file, pigia sulla sezione progettisti, va su una maschera che si chiamerà Architect Program, programma per architetto, e lì ci sono due finestre, o finestra online, offline. Consiglio ovviamente online. Una volta che pigia sulla finestra online si apre il mondo Orman, quindi per classe merceologica, sia essa porta, sia essa motore, sia essa una serranda, li pigia e da lì si apre. Ovviamente in base alla tipologia e al sistema di chiusura ci sono o possono esserci file sia in PDF che in DVG, che in DVX, che in BIM, altri magari non c'è ancora il BIM perché attualmente abbiamo solamente 79-80 sistemi codificati in BIM. Nel corso delle settimane, dei mesi metteremo tutto quanto in linea, quindi lo può fare in maniera autonoma e serena, senza far danni, lo può anche tranquillamente configurare un portone, un buon architetto, tanto tanti non se ne fanno. Benissimo, allora intanto vi invito a porre eventualmente altre domande, se no una comunque ce l'ho io da farti ovviamente perché stiamo affrontando tutto un tema anche da progettisti legato a quella che è sostanzialmente la
la diversità dell'approccio al progetto fra quella che io ormai chiamo l'era pre-pandemica, poi quella transpandemica che stiamo vivendo adesso e quella post-pandemica. E quindi ovviamente questo significa anche per noi cambiare il modello del progetto, perché il cliente chiederà sicuramente altri elementi, e quindi da un punto di vista appunto della Orman, quali potrebbero essere delle evoluzioni, diciamo, sui prodotti, visto che parliamo in qualche modo sempre di elementi di apertura, quindi porte, portoni o altre questioni ovviamente che implicano sempre o quasi sempre l'utilizzo delle mani, e quindi eventualmente la necessità di dover ogni volta che si usa l'oggetto disinfettarsi, insomma, quindi esatto, sì. La domanda è molto interessante, tra l'altro anche matura nel contesto, perché io non volevo parlare di pandemia, però lei giustamente l'ha accennato, ma perché è l'ordine del giorno, quindi noi abbiamo due sistemi importanti, no? Ancora prima che uscisse questa maledetta pandemia, avevamo già da 3 anni il famoso portamatic, quindi quel braccio elettrico che io posso montare in casa, ma posso montare anche in ambienti pubblici sanitari, quindi già quello posso, inserendo un radar o inserendo un taster a sfioro, lo posso già aprire e chiudere senza toccare la maniglia. Questa è una cosa già di suo importante. Ma anche, mi passi, anzi diamoci detto, passami il termine, anche banalmente la famosa app di cui abbiamo parlato prima, io posso tranquillamente utilizzare il mio cellulare, che è il mio, è il mio stop, a meno che non lo do a mio figlio la sera per giocare a Candy Crush, ma è il mio, e posso utilizzare la mia app o la mia HTC uscita Bluetooth, piuttosto che la mia Omi, per gestire le chiusure, ovviamente il garage, il cancello. Poi giustamente, architetto, noi in casa abbiamo 1000 cose che tocchiamo e ci disinfettiamo. Quello che realmente oggi noi possiamo proporre è un sistema di apertura e chiusura che possiamo comandare con aggeggi che sono nostri personali, che sono gli cellulari, e poi questo portamatic, questa apertura. Tra l'altro, apro parentesi velocemente, a livello economico c'è una grande promozione in corso di questa automazione, anche appunto in virtù del fatto che corre l'anno particolare, ecco, mettiamola così, di pandemico. Però ecco, sono questi fondamentalmente. Ok. Allora, visto appunto che siamo andati con i tempi un po' sballati, quindi io non riesco a fare la mia relazione, quindi proseguirei il momento delle domande e del dibattito con voi, poi magari chiudiamo anche il webinar un pochino prima. Se Lombardi è disponibile, io chiederei anche a lui di venire, così magari ecco, proseguiamo un attimo anche con le domande. Attiva anche il tuo microfono. Scusatemi, datemi un secondo. Ecco fatto. Ecco qua. Quindi vado a recuperare qualche domanda che era rimasta ancora per te, poi faccio io qualche altra domanda a voi. E anche tu, Lombardi, preparati, perché è vero che il vostro, quindi intanto ti faccio prima questa, che è sempre legata a questa questione del vivere un momento, diciamo, di transizione fra quella che era la pre-pandemia e quella che è il momento che stiamo vivendo e quello che sarà quello che vivremo dopo. E quindi una domanda anche a te su questa è: se pensi o come pensi che possa cambiare l'approccio e la sensibilità, sì, ovviamente dell'utente finale, che del progettista, nei confronti del vostro prodotto, e se vi siete già interrogati eventualmente sul cambiare qualcosa o implementare qualcosa. Lo so che sono domande, non sono domande che abbiamo concordato e non avevamo previsto, quindi non vi voglio neanche mettere in difficoltà, no, però no, questo è un tema del quale io dibatto molto, e credo che sia assolutamente
necessario farlo perché ecco, io poi mi occupo nel particolare anche di tematiche legate alla sostenibilità e da sempre tratto, diciamo, anche scenari che io mi ero prefigurato da un punto di vista di cambiamento legato al cambiamento climatico, quindi li avevo proiettati nel tempo molto più avanti, diciamo al 2030-2050, quelli che sono gli step appunto previsti anche dalle agende dell'ONU e agende urbane. In realtà direi che questo è un po' un piccolo avviso di quello che potrebbe essere un cambiamento che ci aspettava più in là, e quindi dobbiamo considerarlo appunto parte del, no, della, di una vita diversa e di, sicuramente di un modello diverso di progettare gli edifici e i nostri ambienti. E quindi, ovviamente, anche per questo a te pongo più o meno la stessa domanda posta prima a Mauro. Nel frattempo, No, recupero altre domande. sì. No, fortunatamente noi non abbiamo contatto, diciamo, che può essere comunque tramite mani, tramite, essendo pavimentazioni, comunque non abbiamo contatti diretti che possono andare a incidere su quello che è la diffusione del virus o comunque eventualmente di altre tipologie di virus. Quindi non ci siamo posti direttamente sul problema. Per quello che riguarda il cambiamento dei prodotti, nella fattispecie appunto della pandemia del coronavirus, ovviamente abbiamo cambiato quello che è l'approccio commerciale con i nostri clienti, che è una cosa che sicuramente dovrà cambiare in futuro, quello che è sicuramente ancora la maggiore capacità di assistenza o comunque di comunicazioni, di promozione per quello che riguarda il remoto. Dopo noi eravamo consapevoli già da anni che comunque il mondo sta cambiando. Infatti, uno dei motivi per i quali abbiamo anche deciso di portare avanti il progetto Recycle, oltre al progetto che è stato fatto a Milano, è proprio perché siamo consapevoli, per esempio, che le risorse naturali non sono infinite, ovviamente. Anche lo spreco dell'acqua, non è un argomento comunque marginale, è un argomento importantissimo. Quindi stiamo anche cercando di incentivare molto, anche con delle politiche di prezzo, quello che è alcune soluzioni importanti per quello che riguarda le pavimentazioni esterne, come le pavimentazioni filtranti e le pavimentazioni drenanti, quindi tra i quali appunto c'è anche Recycle, perché uno degli obiettivi che ha Recycle è quello di mantenere il ciclo naturale dell'acqua fondamentalmente. È inutile continuare a cercare di ragionare in gestire l'acqua a distanza. L'acqua è bene che nel punto in cui, per esempio, l'acqua vada a essere scaricata dalla precipitazione atmosferica, venga rilasciata immediatamente alla falda, quindi senza andare a creare vasche di laminazione, bacini di laminazione, comunque opere, tra virgolette, artificiali, perché sarebbe bene che comunque il terreno e la pavimentazione che viene posata sopra il terreno comunque sia permeabile, proprio per un discorso anche di dissesto idrogeologico, naturalmente. È bene cominciare a ragionare, non so, al di là di quello che riguarda il coronavirus, ragionare per progettare un po' tutti in maniera più sostenibile. Quindi diciamo che Recycle è proprio in questa ottica che è stato un po' portato avanti nel corso degli anni, insomma. Allora, mi riallaccio a questo perché è arrivato appunto proprio una domanda relativa al fatto della posa in opera appunto dell'autobloccante. Io magari scusate se uso i termini impropri, ma cerco di sintetizzare un concetto, diciamo quello che potrebbe essere l'autobloccante, quindi quello che sostanzialmente consente appunto la vegetazione naturale. Viene chiesto se viene fatto una posa diretta sul terreno oppure se è necessario mettere un telo drenante sotto. Noi consigliamo sicuramente comunque un telo del tipo di un geotessuto sostanzialmente, ma per più una funzione di resistenza, perché naturalmente
andando a separare gli strati, cioè la stratigrafia la faccio in maniera molto semplice, la stratigrafia sulla quale viene posata l'autobloccante, terreno naturale oppure comunque terreno riportato e correttamente battuto per poter garantire un terreno che sia portante, un riciclato, un ghiaione, comunque un materiale che sia filtrante ma che sia ben battuto, un qualche centimetro di spezzato per poter andare a creare il letto di posa e successivamente al di sopra di questo letto di posa andare a posare la pavimentazione autobloccante. Un qualsiasi autobloccante, un semplicissimo mattoncino 10x20, così come un pavimento tecnicamente più evoluto come può essere Recycle. Però andando a dividere gli strati, l'ideale sarebbe andare a dividere entrambi gli strati con un geotessuto. Questo perché? Perché comunque mi dà la possibilità di rimanere, di mantenere, gli strati nella loro posizione naturale. Quindi abbiamo un autobloccante, il pavimento autobloccante che comprime il pietrisco, lo spezzato di roccia al di sotto, che a sua volta, essendo di una pezzatura inferiore, non va a sprofondare all'interno del ghiaione, del tuvenan, del riciclato, che a sua volta non andrà a rischiare di sprofondare all'interno del terreno. Di conseguenza, mantenendo col geotessuto separati gli strati, andiamo a garantire una perfetta permeabilità, ma al suo tempo una maggiore resistenza a livello di tenuta proprio alla compressione dei singoli strati di posa della pavimentazione. Io faccio notare che abbiamo parlato di tutti gli elementi comunque naturali, quindi un riciclato piuttosto che un ghiaione che viene messo alla base, perché viene messo sul terreno naturalmente naturale, e al di sopra lo spezzato di roccia, sono tutti elementi comunque che non hanno niente a che vedere con la gettata in cemento, che a volte viene considerata indispensabile per quello che riguarda la posa di alcune tipologie di pavimentazione. Ecco, qui abbiamo comunque un pavimento che rimane naturale, filtrante e che comunque va a impattare pochissimo sull'ambiente. Scusate un secondo perché non so se mi sentite, perché io ho un problema di audio. Allora, datemi un secondino. Va bene, anche se non vi sento, proverò ad andare. Scusate solo un secondo. La pongo sempre in questo caso a Isopi, quindi per Orman, perché mi piacerebbe capire anche qual è l'approccio, diciamo, da un punto di vista ambientale della produzione di Orman, ovviamente scindendo la domanda su due livelli. Il livello di prodotto, quindi qual è l'approccio nella produzione sul prodotto, e sul livello di invece aziendale, quindi l'azienda come si rapporta in generale col tema della sostenibilità a livello di filiera produttiva. Ok, sì, abbiamo detto prima che tutti i nostri stabilimenti, oltre 30 in giro per il mondo, nascono già 8-10 anni fa, tutti quanti autosufficienti nella produzione di energia elettrica. Ovviamente quegli stati o quei territori che si prestavano un po' più per la geotermia rispetto all'eolico o al fotovoltaico hanno optato ovviamente per quello che era più conveniente all'epoca come risultanza. Calcoli che noi facciamo giri in stabilimento ogni anno, quindi nei nostri stabilimenti c'è tutta quanta la filiera e produttiva e a parte i mezzi, ovviamente che quelli sono automezzi terzi, ma tutta la filiera da quando entriamo dai cancelli, quindi abbiamo visto prima il basso consumo, fino a quella che è la filiera produttiva, tutti gli stabilimenti sono autosufficienti, quindi attingono dalla natura. Poi, se vogliamo parlare anche di imballaggio piuttosto che di contenitori che servono per il mantenimento in viaggio di portoni, porte e quant'altro, anche questi vengono fatti con materiali naturali. Quindi abbiamo il legno e abbiamo l'avvolgibile, che ovviamente non, in natura non si trova un avvolgibile a base plastica che sia completamente naturale. Quindi l'unico elemento che può essere nella filiera
dalla produzione all'arrivo in consegna alla signora Maria che ha la casa argentario è completamente in autosufficienza naturale. Ovviamente prima parlavo del risparmio, è sì un grandissimo risparmio economico anche per noi, tant'è vero che facciamo anche delle promozioni biennali, no? Per quello che è un risparmio in produzione, io poi lo rimetto sul mercato dando anche beneficio economico a chi lo compra. E non è questa una favola, ma è realtà. Ma poi c'è anche il risparmio ovviamente economico per quanto ci riguarda. Immaginate che 30 stabilimenti dove il taglio medio dei nostri stabilimenti è di 100.000 metri quadri coperti. Immaginate che 100.000 metri quadri coperti con una produzione giornaliera, parliamo giornaliera, di sezionali pari a 1.500 hanno, il contatore gira tantissimo. Quindi 10 anni fa il nostro Christoph Forman studiava un sistema di risparmio economico, ma ovviamente questo va a binario, risparmio economico e risparmio ecologico. Quindi il nostro contributo penso che lo diamo in maniera molto molto importante. Benissimo, la stessa domanda la sposto ovviamente su Lombardi, perché mi incuriosiva invece di capire da parte loro il concetto di ciclo di vita sui prodotti, considerando che essendo derivati ovviamente anche da materiali naturali, quindi se il progetto che portate avanti su Recycle ha appunto una filosofia legata anche al ciclo di vita del prodotto. Assolutamente sì. Nei mesi scorsi abbiamo ottenuto anche la certificazione CAM, ovviamente, per quello che riguarda la... Scusami, per chi ci ascolta che non fosse molto sì. Esperto con l'acronimo CAM, intendiamo ovviamente i criteri ambientali minimi che sono parte del codice appalti e nel green procurement ovviamente per le opere pubbliche, ovvero il rispetto di certe caratteristiche di prodotto o di processo legate all'ambiente. Certo. Noi abbiamo la fortuna che poi fondamentalmente lavoriamo con principalmente un bene che è anche relativamente semplice da riciclare, che comunque è il calcestruzzo sostanzialmente. Abbiamo degli impianti di riciclaggio proprio all'interno della nostra sede produttiva, che ci permette di avere praticamente un consumo pari a uno scarto, scusate, pari a zero di quello che sono anche gli scarti di lavorazione, perché comunque andiamo a rimacinare anche eventuali prodotti che vengono comunque non considerati comunque conformi allo standard e quindi non vengono immessi sul mercato. Andiamo a rimacinarli e andiamo a utilizzarli per realizzare comunque l'impasto più meno nobile, l'impasto debole di quello che è il calcestruzzo. Poi abbiamo una serie di, per quello che riguarda la parte dell'ecosostenibilità, abbiamo una serie di impianti fotovoltaici che comunque ci garantiscono praticamente di andare a produrre in maniera quasi totale l'energia che utilizziamo per realizzare le nostre pavimentazioni. Abbiamo tutti i tetti, tutta la parte superiore dei nostri sia uffici che dei nostri impianti produttivi ormai tappezzati da pannelli solari, quindi abbiamo fortunatamente un'incidenza molto meno importante rispetto al passato di quello che riguarda appunto l'utilizzo dell'energia elettrica, perché gran parte ce l'andiamo a autoprodurre e oltre ad andare a riciclare il materiale che viene scartato dalla produzione, abbiamo anche una serie di filtri per quello che riguarda le emissioni che vengono emesse naturalmente in atmosfera, sia a livello di emissioni aeree naturalmente che a livello di emissioni delle acque, quindi viene purificato naturalmente e filtrato tutto in maniera che ci sia ad andare a impattare in maniera meno gravosa possibile sull'ambiente
per quello che riguarda la nostra produzione. Ecco, però una cosa sicuramente che ci avvantaggia è che naturalmente realizziamo un prodotto che è anche molto soggetto a quello che è il riciclo. Quindi per quello che riguarda magari il recycling invece nello specifico, andiamo a reperire comunque scarti di lavorazione, naturalmente debitamente vagliati, dal porfido o comunque dal marmo o comunque dalle cave che ci consegnano lo spezzato di roccia. Questo nello specifico per Recycle, che è un pavimento che comunque riesce ad avere all'interno del proprio impasto circa un 80-85% di materie prime di origine riciclata, perché in realtà quello che è il legante idraulico ha un'incidenza talmente bassa rispetto al resto della massa del prodotto che ci permette di poter ragionare in queste percentuali sulla materia riciclata, diciamo. Sì. Ok, per invece Mauro è una domanda di natura diversa perché volevo capire qual era la parte di mercato maggiore per il loro, per i vostri prodotti ed eventualmente anche per quale mercato, se nazionale o estero. Sì, diciamo che per quanto riguarda la seconda domanda, noi partiamo comunque come produzione in Germania, poi da lì in Germania 17 punti produttivi in Germania e gli altri in Inghilterra, in Polonia, in Francia, in giro per l'Europa. Noi in Italia abbiamo un sito logistico che si trova a Trento, alla Visp esattamente, che è un polo logistico dove tutto quello che è il mercato nazionale viene smistato, viene portato dalla Germania alla Visp e viene smistato. Calcoli che noi siamo presenti su una fetta di mercato dell'oltre 70% a livello mondiale come chiusure. In Italia siamo presenti dico un numero, adesso sono i miei superiori in linea, adesso mi licenzieranno, ma siamo ben oltre i 40 milioni di euro solamente per l'Italia. A livello di proporzione, come quantità non è una linea retta, cioè io sono in Orman da 4 anni e ho visto le percentuali che si spostavano 60% sull'attività residenziale, 40% sull'industriale. Quest'anno sarà molto molto residenziale, molto di meno industriale, quindi non c'è una linea perfetta. Vediamo che però quello che posso dire in maniera molto semplice e serena e reale, ogni anno cresciamo, questo sia a livello nazionale che a livello mondiale. Io inizialmente ho detto, penso che è stata intesa bene quello che dicevo, essendo un'azienda semplice, seppur fattura qualche miliardo di euro in giro per l'Europa, ogni anno investe. L'anno scorso abbiamo acquisito una grossa realtà francese che si chiama Maviflex, che è un leader europeo per le porte a impacchettamento. 2 anni fa abbiamo acquisito la Pilomat di Bergamo, che è un leader per il controllo veicolare, il controllo accessi e l'antiterrorismo in giro per il mondo. 3 anni fa abbiamo acquisito altre aziende statunitensi. Quindi è un'azienda, seppur alla quarta generazione, è gestita da due fratelli che tra l'altro vengono spesso anche in Italia per vacanza, seppur gestita da persone fisiche, rimettono sul mercato sia nazionale, perché hanno investito anche in Italia con l'assorbimento di Pilomat, ma a livello mondiale, rimettendo sul mercato i loro utili o guadagni. Calcolate il fatto che Orman nasce con la famosa basculante Barry che vi ho fatto vedere prima nel 1954, oggi abbracciamo una fetta di mercato che va dalle chiusure sezionali residenziali a quelle industriali, logistiche, porte ATEX, porte a scorrimento veloce, tagliafuoco, automazioni nobili per l'interno. Quindi è un mercato che si sta aprendo e quindi non, per essere sintetico, non c'è una percentuale o una nicchia di mercato. Abbracciamo quello che è tutto il mondo delle automazioni in parte, ma tutto quello che è il mondo delle chiusure. L'unica cosa che non facciamo sono le finestre o i serramenti. Perché? Perché nella nostra cultura, almeno sud-europea, noi viviamo per una buona percentuale, parliamo del 60% quest'anno, di
attività commerciali legate a concessionari. Quindi ci sono dei nostri concessionari che hanno lo showroom, piuttosto che hanno delle aziende che producono anch'essi serramenti. Quindi se Orman andasse a vendere anche serramenti, brucerebbe i nostri clienti tipici o quelli contrattualizzati, che ne sono 504 a quest'anno sparsi in Italia. Quindi quello che a me emoziona sempre ogni anno di più, quando sentiamo i numeri che ci dà il nostro amministratore delegato, l'ingegner Tuccio, è che cresciamo ogni anno di più, e nonostante anche quest'anno, con questa, chiamiamola così, parentesi oscura del corona, noi comunque abbiamo lavorato da casa tutti i giorni, non dico tutti, però 4 su 5 lavoravamo, abbiamo fatto webinar con i nostri agenti, con i nostri concessionari, abbiamo anche organizzato webinar con gli amici progettisti, quindi abbiamo consegnato materiale, laddove il codice Ateco ovviamente rispondeva alle caratteristiche del governo. Quindi è un'attività che comunque cresce, e apportiamo del buono anche noi, sperando, ma sicuramente è così, che poi il progettista raccolga sul mercato le cose sane. Ecco, io non voglio essere presuntuoso, però quando si parla con un progettista abbiamo la facoltà di essere un unico interlocutore, quindi dal cancello di entrata della Favoro 1, ad esempio, fino all'uscita, che magari anche loro hanno rampe di carico o porte veloci in casa. Quindi ecco, l'interlocutore come emozione sappiamo farlo anche abbastanza bene, non solo a parole, anche dando buoni prodotti, insomma, che durano il giusto tempo. Ecco, una piccola nota, sempre per Sì, poi essere. andiamo, dopo andiamo in chiusura perché siamo in orario. Ok, tutti i nostri prodotti legati al mondo del civile sono garantiti 10 anni per quanto riguarda i manti e 5 anni sulle automazioni. Quindi anche questo deve dar luce a un giovane, a un architetto, a un progettista, che quando sta magari progettando deve essere tranquillo di aver venduto qualcosa di buono. Non che siamo gli unici noi a farlo, per carità, lungi da me, però ecco, questo è un upgrade, quindi la garanzia. Bene, allora adesso appunto siamo in orario, quindi andrei in chiusura. Chiederei prima a Lombardi se vuole di nuovo dare i contatti eventualmente per altre domande e dopo la stessa, ovviamente la stessa richiesta ad Isopi ed intanto ovviamente li ringrazio per le relazioni di oggi, per aver partecipato appunto come partner a questo webinar organizzato da Infoprogetto e di nuovo chiediamo scusa per i problemi tecnici, però purtroppo è qualcosa che la virtualità a volte non ci consente di gestire nel minimo dettaglio. Quindi a te intanto Lombardi. Grazie, beh, io ringrazio lei, architetto, e ringrazio Infoprogetto, appunto. E niente, per qualsiasi informazione, come dicevo prima, sia di carattere tecnico o di carattere commerciale, potete tranquillamente contattarmi alla mia mail, che era quella che è comparsa prima, mario.lombardi@favaro1.com, oppure, se volete intanto farvi un'idea dei nostri prodotti o di, diciamo, approfondire i prodotti che abbiamo visto oggi, sul sito, semplicemente sul sito www.favaro1.com. Se volete chiamare anche qui in azienda e chiedere di me, tranquillamente 0422 48 68. Grazie. Tanto ti salutiamo, a te, Grazie. Mauro. Sì, allora io lascio i miei contatti, anche se poi vi invito sempre ad andare sul sito nella pagina Contatti, pigiate la regione e la provincia, e c'è il contatto, sia esso agenzia che concessionario. Comunque, se volete segnare, lo dirò molto lentamente, M di Mauro, ovviamente m.isopi.rom, quindi Roma senza la A, @orman.it. Qualsiasi domanda, anche di una semplice spedizione di un catalogo piuttosto che di altro, insomma, siamo online. Grazie di nuovo, quindi Grazie grazie a a chi ha voi. partecipato ovviamente Grazie. dall'altra parte dello schermo a questo pomeriggio con noi. Vi ricordo che dopo la chiusura del webinar ci sarà un piccolo questionario di gradimento che vi chiediamo ovviamente di riempire perché questo ci permetterà ovviamente di fare nei futuri
webinar e nelle nostre future attività un lavoro sempre migliore, anche prendendo appunto spunto da quelle che possono essere le note positive o negative che dai questionari risultano. Quindi saluto di nuovo tutti e chiedo appunto al nostro tutor a questo punto di chiudere anche la sessione. Ci vediamo nei webinar della prossima settimana, sempre con InfoProgetto. Ciao a Grazie, tutti. ciao, ciao.